Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 30 gennaio 2023. Madre mia, ma che plot twist incredibile sarebbe vedere Sua Maestà Tina Cipollari contendersi davvero quel Claudio con Gemma Galgani? Così. Puro sadismo uomini e donniano. Giusto per il gusto di vederla rosicare di bestia, Stellina. Cioè, per la dama sarebbe una battaglia persa in partenza, si intende. Come potrebbe andare diversamente? Contro il frutto proibito, citato, dallo sguardo concupiscente, citato, ma la faccia da first reaction show che la Galgani ha fatto quando il cavaliere dopo il ballo con l'opinionista alla richiesta di un bis con Gemmone ha detto no. Adesso no, in questo momento no, perché ho ballato con Tina, è stato molto emozionante e mi sto godendo il momento, m'ha fatto rimembrare i bei tempi di quella buon'anima di Giorgio Manetti. Quando lei schiumava rabbia perché il gabbiano chiamava la Cipollari passerotto. E la verità è che un po' ci ho sperato, in un reboot. Che solo all'idea di nuovi e impietosi catfig tra Tina e Gemma c'è chi ha ordinato un pacco scorta di popcorn su Amazon e chi mente. Sì, lo so che si fa un gran parlare di solidarietà femminile, e spesso totali ad minchiam. Specie in quello studio. Però quando si tratta della Galgani va ricordato che lei è la prima ad essere solidale solo con Stoccaggio. Ecco. Ma l'avete vista quella sceneggiata patetica a inizio puntata? Per carità. Quella poraccia di Pamela sinceramente affranta dopo la scorsa registrazione perché ero molto agitata e mi sono scagliata contro di lei. L'indomani mi sono sentita uno schifo, perché lei non meritava una reazione del genere. Era una rabbia che non dipendeva da lei, era mia. Il piede di guerra era diretto a un'altra persona e mi spiace sia andata così. E Gemma con la faccia fintamente contrita che ci informava che non aveva accettato il regalo di Pamela perché non sono una maleducata. Semplicemente non sono ipocrita. Non c'entra la gelosia, bisogna pensare prima a quello che si dice. Mi ha delusa perché non mi aspettava una reazione così. Cioè, ma descriverla come una così aggressiva solo perché Pamela dopo quella sfilata cringe durante la quale la Galgani aveva estorto un bacio fa che ad un disgustato Alessandro Sposito le aveva detto con un pizzico di sarcasmo che il bacio l'hai recuperato oggi non le sembra un po' Tio Muk? Lei che ha sbraitato contro ogni cavaliere con cui ha interagito nell'ultimo decennio davvero da dell'aggressiva a un'altra? Lei che vomita le peggio cattiverie su chiunque non abbia abbastanza pelo sullo stomaco da accollarsela davvero non accetta delle scuse sentite da parte di una delle poche che non la schifa, lì dentro? Quindi bramare una nuova stagione di Tina vs Gemma tutto sommato non è mancare di solidarietà femminile, è solo dare una dritta al karma. Comunque, a proposito di plot twist, anche oggi mi tocca dare ragione a Gianni Sperti. Quanto ci sguazza Gloria Nicoletti in tutto quel penoso tira e molla con Riccardo Guarnieri. Quanto. Che lui è quel che è, lo sappiamo bene, ma lei non è assolutamente da meno. Anzi. Ha inquadrato nitidamente chi ha di fronte e sfrutta la situazione per farsi a gratis qualche giro di giostra, intendo a centro studio, non pensate male. Peccato che quel ruolo da vittima che lei recita da settimane inizi a scricchiolare parecchio. Perché Riccardo è sempre lo stesso, da anni ormai. Un cuor di leone alla ricerca di una geisha che lo difenda a spada tratta e che non faccia passare messaggi sbagliati a casa. E che se fa un passo in più è solo quando vede qualcosa sfuggirgli dalle mani. Ma lei che plasma i suoi racconti in base al feedback che riceve dagli opinionisti è francamente ridicola. Ma come si può credere a una che nel post puntata finge d'essere gelosa per aver visto il Guarnieri sbavare su tutte le dame che hanno sfilato in passerella? Solo perché c'è una telecamera che la riprende, ma poi scopriamo da lui che fuori da lì certe piazzate mica gliele ha mai fatte? Come si può abboccare a una che 5 minuti prima si lamenta perché vorrebbe sentire più empatia? Più passione anche al telefono e 5 minuti dopo per darsi un tono dice che ieri sera ti ho baciato. Sì, ma malapena. Non è stata quella cosa intensiva, che sentivo prima proprio perché mi sono freddata. L'ha detto lei stessa, in quell'unico barlume di sincerità, che anche i miei sentimenti non è che sono cresciuti. Il mio è un inizio di un amore, ma si è fermato lì. Non ti pensare che chissà che cosa mi puoi provocare. O cosa mi fai soffrire. Tutto il resto è show. E le piace, e come se le piace. Video dalla puntata, puntata
Puntata intera Gemma e le scuse rifiutate Alessandro SP. Due punti stop alla conoscenza con Gemma e Claudio, Tina sei un frutto proibito Gloria e Riccardo, screzzi dopo la sfilata Riccardo, Gloria non voglio perderti ma non sono innamorato. Mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.